Allora Gianni, puoi spiegare un pochettino questa collaborazione fra te e Gino, come è nata, e poi chiederemo anche a lui un pochino di raccontarci questa cosa. Beh, è nata nella maniera più semplice, è nata, diciamo, come fanno tutti i musicisti, quella di chiedere se era possibile fare un duetto con una musica scritta da me. Io ho fatto il procedimento più facile, diciamo, e quello più, secondo me, più corretto, che è quello di fare al pianoforte la musica, la canzone, spedirla al manager. Loro hanno ascoltato e mi hanno dato una risposta molto immediata, mi hanno detto per noi la cosa va bene, si può lavorare, e ho raggiunto appunto questo obiettivo che ha coronato il 33 giri, che è all'insegna dei duetti. It was a few months ago, and Joe just called and he said, well, there's this Italian artist named Gianni Bella, and he would like you to sing a duet with him. And I said, well, what's the story? And he said, listen to the song. And I listened to the song, and I thought Gianni had a really, really interesting voice. I like his style a lot. And I thought the song was good, but maybe it was a little bit too pop for me, because with this last album, I've been really doing a little bit more jazz. So I told Joe, I said, I'll have to think about it. But Joe said to me, don't give me an answer now. He says, give me an answer when you listen to some of my production ideas. So when Joe sent his production ideas, I said, he played it to me over the phone, in fact. And so when I heard over the phone, I said, yeah, I'm in, it sounds great. I said, I want to do that. L'album nasce 3 anni fa, inizia a nascere 3 anni fa. Io, diciamo che la mia ultima esperienza è stata nel 91 con la fila degli Oleandri a Sanremo. Dopodiché mi sono dedicato a scrivere per un anno i pezzi di questo album. Poi dopo ho deciso di lavorare con un aspetto più internazionale, quindi questo ha richiesto i tempi, sono un po' più lunghi, ha richiesto molto tempo. Ho preso contatti con dei musicisti che fossero non stranieri, ma che fossero giusti per il tipo di produzione che avevo in mente. Ho contrattato alcuni personaggi, per esempio il chitarrista dell'Electric Band, cioè Frank Gambale, batterista Greg Bisonet, la Boriel e altri, Enzo Dotesco, grandissimo batterista di Gino. Abbiamo fatto la prima parte, diciamo, abbiamo registrato le ritmiche, abbiamo registrato le chitarre e altre cose, e poi dopo sono ritornato in Italia e ho fatto le voci e i messaggi e ho completato, diciamo, l'opera di questo disco. Però richiedeva un duetto internazionale con un grandissimo personaggio. Io ho pensato a Gino Vannelli, credo che sia uno dei maggiori esponenti della musica internazionale. Sono sicuro di questo, non credo, sono sicuro che uno è un grandissimo. Io ho sempre seguito la musica di Gino e lo apprezzo, lo ammiro per il fatto che Gino ha questa forza e questo coraggio di cambiare direzione. Non è mai uguale, è sempre differente. Per un musicista credo che sia il massimo quello di cambiare e di fare nuove cose, e ho fatto questo duetto con Gino che è andato molto bene. Quali sono gli altri duetti? Gli altri duetti sono uno con Luca Jurma, un altro con Angela Baggi, con Emanuela Cortesi, con Franco Morgia. Sono tutti sconosciuti, gente che lavora con Ramazzotti, con altri artisti italiani famosi, però credo che siano dei cantanti che devono esplorare, devono venire fuori. Io ho cercato di aiutarli. For me, to do this was very challenging because I never sang in Italian before, and a lot of the words I don't really understand. But it seemed that it came easy for me. I don't think it took me much time to do the vocal. I did it in a couple hours, you know. So I suppose my roots really came out, you know, as an Italian. And I'd like to do more international songs, you know. But as far as the next album, you know, I just finished a concert tour right now of the world,
Japan, United States, and Europe. And I think I'd like to take what I've done with Yonder Tree to the next step. And right now I need to get away and go to the mountains for a couple months and see what happens. Io credo che il disco nuovo deve avere comunque la stessa immagine, quindi internazionale, di questo album che sta per uscire. Oggi credo che i giovani non sono così spreparati, sono tutti, hanno un minimo di cultura, i giovani oggi conoscono gli artisti internazionali, conoscono il sound, il sapore internazionale della musica, che oggi in Italia ce ne arriva tantissima. Quindi credo di continuare su questa scia, fare un disco. Ancora non ho esattamente l'idea esatta come farlo musicalmente, perché voglio scrivere a quattro mani con Gio Vannelli. La mia intenzione è quello di fare un nuovo disco con Gio Vannelli. È un musicista di grandissimo livello, ha un aspetto, devo dire, musicale molto interessante, perché non è mai scontato. La cosa mi attira moltissimo e credo, insomma, di aver scelto molto bene. Sono felicissimo di dire che anche per Gio la cosa è interessante, quindi è meglio di così. Un'ultima cosa che vuoi dire alle persone, ai tuoi fan italiani, le persone che hanno sempre seguito la tua carriera e che adesso vedono questo cambiamento di rotta? Beh, io dico ai miei fan che mi seguono da ormai da molti anni, di avere fiducia. Avere fiducia, perché io faccio quasi sempre in buonissima fede, con grande entusiasmo, cerco strade nuove, e anche se qualche volta non sono così diretto, però dovete avere fiducia.